Let's go! Bene ragazzi, come avete visto dal titolo, è un qualcosa di particolare, un qualcosa che molti di voi mi stanno chiedendo, si stanno domandando in questi giorni. Molti mi chiedono perché Power non stai più giocando competitive a livelli alti, non giochi più in un team, non giochi con, diciamo, con una squadra forte, eccetera, eccetera. E ora voglio darvi le motivazioni, voglio darvi un pochino di spiegazioni che magari molti di voi non capiscono perché magari non sono molto presenti sul canale o non sanno molte cose. Per prima cosa, non posso competere in alcune competizioni perché ovviamente facendo l'analista per la COD World League qui in Europa non posso competere a quelle che sono le qualifiche, o magari se mi qualifico a un torneo per la Pro Division non posso perché ho ovviamente un contratto con Activision. Quindi questa è la prima motivazione principale perché faccio l'analista. Per chi non sapesse cos'è l'analista, sono una sorta di persona che sta a un tavolo in giacca e cravatta e parla degli aneddoti dei team, delle strategie, niente, tutto in inglese, durante lo streaming della God War League. Vengo invitato solitamente a fare le fasi finali o quelle che sono le qualifiche, quindi per questo motivo, se anche mi qualificassi con un team, avrei un contratto a prescindere, dovrei prima rescindere quello. E sinceramente è un bellissimo mondo, è un lavoro vero e proprio, ragazzi, ci sono le prove, è come stare praticamente in televisione. La preparazione, tutto quello che si fa nei giorni prima, quindi non è una cosa così semplice, prendi, vai, fai, eccetera, eccetera. Quindi questa è la prima cosa. La seconda motivazione del perché non sto giocando tantissimo a Call of Duty è il fatto che ci sono tantissimi giochi belli che mi appassionano e mi piacciono, per quanto possono avere degli aspetti negativi come Destiny e The Division, ma esiste anche Dark Souls, Overwatch, che tra l'altro quest'ultimo è uno dei giochi che voglio affrontare assolutamente quando uscirà, quindi ragazzi fidatevi, è un gioco a me piace tantissimo, per chi mi segue in streaming l'ha visto. La terza cosa è che Call of Duty non lo sento più come era un tempo. E forse perché io vengo da Call of Duty il primo su PC, poi sono passato a COD 2 su console e li ho fatti tutti fino ad ora a Black Ops 3. E devo dire che da Ghost in poi è come se il mio amore per Call of Duty si sia un pochino affievolito. Non dico che non mi piaccia più Call of Duty, mi piace, ma ovviamente vorrei un ritorno al vecchio stile, un gioco semplice, normale, pure mi va bene anche un po' futuristico, ma non esageratamente. A me andava bene il periodo perfetto di COD 4, Guerra del Golfo, via, Desert Storm, bellissimo. Mi piaceva proprio, non è un fatto di grafica, è un fatto proprio di gameplay, di come funzionava il gioco. Ora è diventato molto esagerato, esistono cose sbroccate come per esempio autocalibro per aiutare i nabbi, ci sono gli specialisti che per carità sono bellissime cose, non sto a dire che sono inutili o cose del genere, ma personalmente non le condivido in un gioco come Call of Duty, ma allo stesso tempo ci gioco, cioè predico bene ma razzono male, prendetelo come vi pare, ma a me piace Call of Duty, quindi è normale che ci gioco. La quarta motivazione del perché non sto giocando in un team competitivo è perché comunque ho 23 anni e oltre che sto cercando di lavorare in questo ambiente, sto cercando di costruire il mio futuro e grazie a voi che mi supportate sempre in streaming, qui su YouTube, sui social, che quando vengo alle fiere venite in tantissimi. Quello che ho 23 anni e giocare ancora a Call of Duty su console non penso possa essere il mio futuro. Posso, sì, sono conscio di poter giocare almeno altri 2-3 anni a un gioco, un FPS, e poterlo giocare a livelli altissimi. Questo perché sono conscio delle mie capacità e della mia esperienza. Il punto è che voglio provare esperienze nuove, voglio diventare bravo, non so, magari forse dirò così e sul prossimo Call of Duty tornerò al massimo e magari mi vedrete in COD World League, non lo so. Però attualmente non posso competere per le motivazioni che vi ho detto prima nelle competizioni ufficiali della COD World League e questo mi dispiace. E seconda cosa, sto cercando nuovi stimoli ed è per questo che sto giocando ad Overwatch, a Counter Strike, a Destiny, a The Division, perché sono giochi che, non lo so, mi attirano molto, escono fuori dalla normalità. E un'altra motivazione, ragazzi, andando avanti, è che io ho pagato 400 euro una PS4, però giocarci tutti i giorni, tutto il giorno, sempre allo stesso gioco, secondo me dopo un po' mi va a creare una sorta di odio, è come se divento saturo di questo Call of Duty. Ed è per questo che non ci riesco a stare incollato, ma questo non vuol dire che non vi porterò più video, ne farò di meno, eccetera, eccetera.
Vuol dire solo che io personalmente ci giocherò di meno, ma i video ve li ho sempre portati e sempre lo farò, questo ve l'ho sempre detto. Ma quello che voglio fare è anche allargarmi a giochi secondo me importanti, che degni di nota, dove richiedono abilità, gioco di squadra, testa, decision making, tantissime cose come Overwatch, come CSGO, come ci sono tantissimi giochi che però qui nel panorama italiano non sono nemmeno conosciuti. E quello che voglio fare io non è solo farvi riconoscere, ma farvi amare il lato competitivo, l'esport di questi giochi. Non, sicuramente YouTube non sarà il mio futuro, perché lo vedete benissimo, non ho grandissimi numeri, nemmeno fare streaming sarà il mio futuro, non ho numeri altissimi, specialmente ce li ho solo quando gioco a Call of Duty, quindi non è che saranno il mio futuro. Però allo stesso modo è una cosa che mi piace, prendetelo come uno sfizio personale, un modo di divertirmi, di fare qualcosa in più, che forse perché magari cerco compagnia quando sto giocando e sono da solo, non lo so. Prendetelo come volete. Fatto sta, ragazzi, che vorrei provare magari a sfondare su un altro gioco. Io, il mio passato, sono venuto da Rainbow Six, dove sono stato campione italiano per i due titoli insieme alla mia squadra. Poi dopo sono passato su COD, dove ho ottenuto decine di vittorie. Anzi, mi pare che a livello di MLG e Decerto sono sempre stato imbattuto a livello di LAN ed eventi offline. In Europa ho ottenuto risultati veramente, secondo me, ottimi. Scusatemi. Ecco! Sembrava fake. Ah, comunque. Ho ottenuto risultati importanti, sono felice di questi risultati, specialmente quello che mi ricordo, i due risultati. Vabbè, posso registrare sto video, decidiamoci. I due risultati più importanti sono assolutamente la top 3 all'Insomnia 45, battendo il team con Tom, Crooks, Marky B e Sowers, poi battendo i Mythics. Quello è stato un evento grandioso, ragazzi, veramente assurdo. Quindi sicuramente quello è uno dei miei eventi più belli, allo stesso modo un evento dove mi sono preso la mia rivincita, diciamo, dato che tutti mi dicevano Power è ormai washed up, non sa più giocare, eccetera, eccetera. È stato al Paris Games Week, dove sono stati chiamati i 4 migliori giocatori europei, All-Star, tra cui c'ero io, e i 4 migliori giocatori americani per giocare contro su Black Ops 3 prima dell'uscita. E tra l'altro abbiamo vinto noi, dove ho fatto un'ottima prestazione su tutte le mappe. Quindi sono molto contento di questo e sono dei grandissimi risultati a mio parere, e mi ricorderò per sempre l'insomnia con il bigliettone, diciamo col mega assegnone che lo tenevo così, ero felicissimo perché ero appena andato via, avevo smesso di giocare da un mese, circa un mese e mezzo, sono ritornato con questo team e siamo arrivati terzi a questa LAN europea. Comunque non voglio parlarvi di questo, voglio parlarvi del fatto che magari forse è arrivato il mio momento di darmi al competitive, forse su un altro gioco, o forse aspettare il prossimo Call of Duty e decidere se sarà abbastanza competitivo per me, o magari non potrò competere di nuovo sul prossimo Call of Duty perché sarò ancora l'analista, non lo sappiamo, ci sono tante incognite e questo messaggio spero vi chiarirà un pochino l'idea su queste cose che stanno succedendo. Quindi spero vi sia piaciuto, spero comunque che abbiate capito queste cose, molti di voi magari non lo sapevano, non avevano idea che c'erano queste cose, del perché. Beh, Call of Duty lo porterò sempre, ve l'ho detto, comunque è una delle mie case del gaming, quindi perché non farlo? E poi va alla grande, no? Ah, scherzo. Ci becchiamo, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Let's go!